Ciao a tutti, sono Giacomo Cestari, benvenuti alle mie video lezioni di recupero digitale. Oggi vedremo le applicazioni del teorema di Pitagora. E cosa si intende? Si intende che come teorema di Pitagora, che è applicabile per ogni triangolo rettangolo, può esserci utile questo teorema anche su altre figure, ad esempio il rettangolo. E perché può essere utile nel rettangolo? L'esercizio qui è vedere i triangoli rettangoli, cioè se io disegnassi la diagonale di questo triangolo rettangolo, ecco allora che compaiono dei triangoli rettangoli. E in questi triangoli rettangoli ovviamente ho un angolo retto. Ho l'ipotenusa, ho un cateto maggiore, ho un cateto minore. Nel momento in cui identifico ipotenusa, cateto maggiore, cateto minore, capisco anche come mai posso applicare Pitagora. Quindi Pitagora posso applicare nel triangolo rettangolo avendo i due lati per trovare ad esempio la diagonale. Quindi cateto maggiore alla seconda più cateto minore alla seconda. Tutto sotto radice e trovo la lunghezza della diagonale del rettangolo. Allo stesso modo, anche in un quadrato, si può usare Pitagora sempre per trovare la lunghezza della diagonale. In questo caso, nel quadrato, i due lati sono uguali. Vi ricordo che quindi non ci sarà cateto maggiore e cateto minore, c'è solo cateto 1 e cateto 2 perché sono uguali, quindi cateto, vabbè, chiamo cateto 1, cateto 2, ipotenusa, e anche qui nel quadrato ho i miei triangoli rettangoli e posso applicare Pitagora per trovare la lunghezza della diagonale. Nel parallelogramma, posso applicare Pitagora? Sì, devo trovare i triangoli rettangoli, d'accordo? Nel qual caso non saranno dati dalla diagonale, ma saranno dati dall'altezza. Quindi se io faccio cadere l'altezza sulla base, eccola qua, ecco allora che ho identificato un triangolo rettangolo. È questo, quindi anche qui ho l'ipotenusa, il cateto minore, cateto maggiore. Quindi se io ho la proiezione del lato obliquo sulla base, quindi lato obliquo, questa si chiama proiezione del lato obliquo dove sulla base questo lato viene proiettato sulla base. Immaginate che piova e questo che sia un tetto. La parte che non si bagna del pavimento è la sua proiezione, è la proiezione, la parte che non si bagna, la proiezione del lato obliquo sulla base. Quindi ho proiezione del lato obliquo e altezza che sono legati dal teorema di Pitagora. Vi ricordo che il parallelogramma posso guardarlo in due modi, posso guardarlo di così, ma posso guardarlo anche ruotato e di conseguenza c'è un'altra altezza. Lo prendo con l'angolo retto. Quindi abbiamo due altezze. E quindi anche qua c'è un altro triangolo rettangolo, d'accordo? Lo rimetto come era prima. E in quali altre figure possiamo trovare l'applicazione del teorema? Nel triangolo posso trovare qualsiasi triangolo, questo addirittura è un triangolo rettangolo, e anche qui si può applicare il teorema. Addirittura qui ho ipotenusa, un cateto maggiore e cateto minore, perché se lo giro vedete che è un bel triangolo rettangolo, così avete base, altezza e
quindi ipotenusa, cateto maggiore, cateto minore. Ma se lo giro e disegno l'altezza relativa all'ipotenusa, qui ho altri due triangoli, d'accordo? Il primo e il secondo. Quindi anche in questi due triangoli posso applicare Pitagora. In questo triangolo, quindi se chiamo questo punto H, in CHB ipotenusa, cateto maggiore, cateto minore, se CAH ho ipotenusa, cateto minore, cateto maggiore. Quindi anche qui posso applicare Pitagora in base a che dati ho del mio problema. Nel rombo, cos'è che possiamo fare? Allora, chiaro che nel momento in cui disegno le diagonali, ecco che mi compaiono quattro triangoli rettangoli. Del resto, questi quattro triangoli rettangoli sono tra loro tutti quanti congruenti. E come posso trovare ipotenusa? Quindi l'ipotenusa è il lato, il cateto maggiore e il cateto minore. Allora vi faccio notare che il cateto minore è esattamente la diagonale minore diviso 2. Il cateto maggiore di questo triangolino è la diagonale maggiore diviso 2. Quindi se io di un rombo ho le due diagonali, se divido metà la lunghezza delle due diagonali, ho i due cateti per applicare Pitagora in questo triangolino qua. Se ho il perimetro, lo divido per 4. Ho il lato, avendo il rombo quattro lati tra loro congruenti, vi ricordo che questo lato è congruente a questo, che è congruente a questo, che è congruente a questo, sono tutti uguali, quindi perimetro diviso 4 ho il lato, e quindi se ho il lato e una diagonale, questa diagonale divido metà, lato la seconda meno quel pezzettino di diagonale, la diagonale diviso 2 è la seconda, sotto radice trovo metà dell'altra diagonale, che poi moltiplico per 2 e trovo la diagonale. Quindi ci sono molti problemi sui rombi che passano, quindi o vi danno il perimetro e una diagonale e vi chiedono di trovare l'area, o vi danno l'area e vi chiedono di trovare il perimetro, magari l'area è una diagonale, quindi si trova l'altra diagonale con la formula inversa. E poi con le due diagonali si applica Pitagora nel triangolino per trovare l'ipotenusa, o viceversa, insomma. E infine abbiamo i trapezi, e anche qui chi più ne ha più ne mette. Dove sono i nostri triangoli rettangoli? Beh, ad esempio, se nel trapezio rettangolo disegnassi la diagonale minore, qui ho un triangolo rettangolo. E cosa che non accade se disegnassi la diagonale nel trapezio a scalena. Però se io nei trapezi disegno l'altezza relativa alla base maggiore, sia in quello scaleno sia nel trapezio rettangolo, quello che vedo è la comparsa di un altro triangolo rettangolo, in realtà due triangoli rettangoli, dove in questo primo triangolo rettangolo qui abbiamo l'ipotenusa e con i due cateti, posso chiamare cateto maggiore e cateto minore, se questo è più lungo di questo. Poi ho un secondo triangolo qui, dove avrò l'ipotenusa. Cateto dipende anche qui come sono i cateti, se è cateto maggiore, cateto minore, ed eventualmente un terzo triangolo rettangolo qui, con sempre ipotenusa e due cateti maggiore o minore a seconda delle lunghezze che avete. E stessa cosa dicasi in questo triangolo rettangolo qui del trapezio scaleno, dove abbiamo l'ipotenusa, il cateto maggiore, cateto minore, sempre se questo è più lungo di questo, dipende dal trapezio, può essere più largo, più alto, più basso, dipende. E ad ogni modo, per trovare l'ipotenusa, una volta che ho la proiezione, vedete? Proiezione del lato obliquo sulla base, proiezione, questo pezzettino qui,
sempre la proiezione del lato obliquo sulla base maggiore, ok? Stessa cosa se disegno l'altezza dall'altra parte, anche qui quello che ho è sempre la proiezione. Questa è l'altezza, è uguale, no? E questa è sempre proiezione dell'altro lato obliquo sulla base maggiore, sempre, no? Quindi ho due triangoli rettangoli, uno da una parte e uno dall'altra. Se il trapezio fosse isoscele, vi ricordo che questi due triangoli sono congruenti, avendo i due lati obliqui congruenti tra loro. Quindi quello che si delinea davanti a noi è un teorema di Pitagora che, se all'inizio è stato visto come una possibile applicazione ai triangoli rettangoli, ora vediamo che le varie figure, i vari quadrilateri o anche i triangoli possono essere divisi da diagonali, altezze e quant'altro, in triangoli rettangoli. Quindi il teorema di Pitagora ci permette, come strumento, di calcolare informazioni in più. Quindi possiamo calcolarci le diagonali, ad esempio, di rettangoli e quadrati, e ci dà una relazione, quindi un modo che ci collega il lato obliquo, l'altezza e la proiezione del lato obliquo sulla base per i parallelogrammi, e nei triangoli rettangoli ci permette, ad esempio, di calcolare l'altezza relativa quest'altezza relativa alla base maggiore, se abbiamo le proiezioni rispettivamente degli altri due lati sulla base maggiore. E nel rombo ci permette di calcolare il lato avendo le due diagonali, oppure avendo il perimetro e una diagonale ci permette di calcolare l'altra diagonale, quindi l'area. Nei trapezi abbiamo tutti questi triangoli che possono essere formati o tracciando diagonali o tracciando altezze, e quindi le varie proiezioni dei lati obliqui sulla base corrispettivi ipotenuse, cateti maggiori e cateti minori. Vi ricordo che per trovare l'ipotenusa bisogna identificare prima l'angolo retto, e l'ipotenusa è il lato opposto. È anche il lato più lungo, però se non è chiaro qual è il lato più lungo dei tre, nel dubbio identificate qual è l'angolo retto e da lì sappiate che il lato opposto è l'ipotenusa, d'accordo? Quello che c'è da fare ora è semplicemente esercizi, esercizi, provare a vedere problemi, i dati, come risolvere e quant'altro, no? Bene, spero che questo video vi sia stato d'aiuto. Grazie e alla prossima video lezione.